Il 21 e 22 luglio si è svolta a Bassia Umbra la 7ª edizione di Trattori in Festa, organizzata dall'Automotoclub Storico Assisano. Un evento dal sapore antico, quello dei lavori di una volta, dove mietitura e trebbiatura erano momenti di festa e aggregazione. Non ci crederete, ma siamo negli anni 50 sopra a un trattore che leggo essere un HSCS del 1950. Non è vero, ovviamente. Siamo nel 2013, siamo a Trattori in Festa, appunto. Abbiamo voluto iniziare così questa breve trasmissione, questo breve servizio, per farvi capire davvero che pezzi esemplari abbiamo in questa AIA. La vecchia AIA che vedrete poi nelle immagini, che una volta è stata tanto cara ai nostri genitori, ma perché no? Anche noi abbiamo tanto da imparare da queste tradizioni. Poi anche il sindaco di Assisi ce lo ricorderà, ed è una cosa importante, veramente i valori veri si riscoprano a Trattori in Festa. E allora io subito, vicino a me, chiamo colui che è veramente la persona chiave di questa... oddio mio, ecco, è salito, ho sentito un minuto... Gianfranco Tardioli, il nostro vicepresidente dell'Automoto Club Storico Assisano. Buonasera, benvenuto. Allora, ancora una volta un'edizione, la 7ª, sempre meglio, devo dire. Io ogni volta che vengo vedo allegria, vedo tante persone entusiaste di stare qui. Alla fine questi sforzi, che diciamolo, sono del club, ma in maggior parte sono del nostro Gianfranco Tardioli, un po' sono premiati. Sei orgoglioso di questa 7ª edizione? Ah, sicuro, la soddisfazione è enorme, quello è altrettanto la fatica, però alla fine insomma passa. Vabbè, ma poi dicono sempre che i sacrifici nobilitano l'uomo, quindi tu sei un uomo nobile. Ma non lo so questo, non lo so. Senti, a parte la fatica, però c'è un'organizzazione importante dietro questa manifestazione che viene da tantissimi appassionati, no? Sì, sì, tanti appassionati. E anche molti osservatori e amici che vengono da ogni parte d'Italia, molti tornano, e abbiamo anche amici dalla provincia di Modena che purtroppo sono stati sfortunati in questo periodo. Sì, allora mandiamo veramente il nostro saluto. Un grande saluto a loro, un abbraccio. E niente, andiamo avanti, cerchiamo di fare il possibile per rievocare questi mestieri e far conoscere soprattutto ai giovani e ai bambini quello che era la vita di anni indietro, ecco. Ma questi trattori, molti sono ASI, ricordiamolo, cioè vuol dire che hanno un riconoscimento per la loro autenticità. Sì, sì, qui ne abbiamo una 30ina ASI. Claudio Ricci, il sindaco di Assisi, ormai un abitué delle nostre manifestazioni, le manifestazioni dell'Automoto Club Storico Assisano, una manifestazione particolare, quella dei trattori. Credo che la cultura agricola dei nostri territori sia stato uno degli elementi più importanti che ci dobbiamo tenere come grande eredità. Credo che questi mezzi e queste tradizioni debbano insegnarci, soprattutto anche ai ragazzi che stanno frequentando questo parco, sta diventando un vero e proprio parco questo luogo, ecco, i ragazzi di oggi dobbiamo insegnare che la cultura agricola contadina aveva alcuni elementi fondanti. Il primo, che tutto si faceva insieme. Vi erano queste grandi famiglie dove ogni persona cercava di sostenere l'altra persona in un periodo molto difficile. Quindi credo che qui oggi non solo celebriamo una cultura ancora molto presente nella nostra storia, non solo celebriamo dei mezzi meccanici che furono anche una grande innovazione in quel periodo, furono anche un grande sostegno per le attività lavorative, ma credo forse la cosa più importante oggi andiamo a sottolineare antichi valori della tradizione agricola contadina, che però oggi più che mai sono importanti da riscoprire. Il senso di fare le cose insieme, il senso di avere una nuova economia del noi, della collaborazione, della comunione che si viveva in quelle famiglie, credo che sia un senso importante da recuperare, e anche capire come avveniva allora
che alla fine si può essere felici anche con poco, ma l'importante è che quel poco che si ha sia davvero apprezzato. Noi dobbiamo riscoprire ogni giorno la capacità di vedere nelle piccole cose quotidiane che ci accadono un valore straordinario e mirabile. A volte la verità, la meraviglia, l'entusiasmo e la speranza ci debbono derivare non tanto dai grandi progetti, ma quanto dalle piccole cose che ci accadono e che poi hanno un valore essenziale. Enzo Tardioli, presidente dell'Automoto Club storico assisano, ancora trattori in festa. Una delle manifestazioni che il club fa in questa stagione, ce ne sono tante altre, ma intanto parliamo di questa. Una manifestazione, come dici te, non solo per il Centro Italia, ma a livello nazionale, perché oltre a questa vengono fatte sotto l'egida dell'ASI nel Veneto e in Emilia. Quindi siamo, ecco, tre regioni, l'Umbria, l'Emilia e il Veneto, che fanno queste rievocazioni dei trattori. Mietitura e tutto il mondo agricolo, insomma, via. Benissimo, e poi ecco, qui è proprio il cuore, la cosa importante, quello che fa il club, no? Mantenere in vita la storicità di questi mezzi, ovvero quasi un museo che non è nel chiuso di quattro muri, ma che si trova all'aperto, così le auto storiche e così i trattori. E anche l'importanza dell'ASI e quindi del fatto che un trattore, un qualsiasi mezzo, sia omologato così da avere una rilevanza storica, da essere unico nel suo genere. Certo, l'omologazione ha lo scopo di evidenziare l'originalità del mezzo, quindi anche chi vuole una testimonianza di come erano i mezzi all'epoca può essere tranquillo che quello che vede è verità, insomma, corrisponde al vero. Ho introdotto questo discorso non a caso, proprio perché volevo sottolineare che la targa dell'ASI, cioè la targa oro, la storicità decretata dall'ASI, è importante per far sì che il mezzo non sia in qualche maniera camuffato, ma sia un mezzo effettivamente storico. Ecco quindi l'importanza. E allora voglio anche ricordare che il club fa anche questo, cioè le pratiche per far sì che i mezzi che avete a casa, e magari ancora non l'avete fatto, sono diventati storici e possono avere quindi un riconoscimento particolare. Enzo, ricordiamo quando il club è aperto, che forse è importante dare questo messaggio. Il club è aperto nel 1989, quindi sono 23 anni e è andato sempre crescendo in questi anni, da 50 soci che siamo iniziati all'inizio, siamo arrivati a 1400-1500, quindi è cambiato un po' tutto, perché all'inizio c'era poche certificazioni, poche iscrizioni, adesso siamo, insomma, pieni di lavoro perché le leggi cambiano continuamente. Certo. E la certificazione, ecco, volevo dire, la facciamo proprio noi, quindi il lunedì il nostro club, l'Automoto Club storico assisano, adesso si è aperto e chiunque può iscrivere il proprio mezzo. Certo. Lunedì dalle 21 in poi il club è aperto in piazza Martin Luther King 13 e noi siamo in grado di fare l'iscrizione dei mezzi, il tesseramento del proprietario online. Praticamente si fa subito in una serata, siamo in grado di fare l'iscrizione e il tesseramento del proprietario. Benissimo, torniamo invece ai trattori, abbiamo visto degli esemplari molto importanti. Per chiudere, qual è secondo te l'esemplare più bello che abbiamo qui all'interno della nostra AIA? Gli esemplari belli, come in tutte le famiglie, sono vari. Diciamo cioè, qualcuno. Ecco, c'è il Landini, c'è il Fordson, poi c'è l'OM, c'è... insomma, tanti. Il Lance, insomma, sono tanti, tutti Loto, ecco. La signora dice quale? Per me è un Otto Cingolo, che è un trattore abbastanza particolare, cioè. Come fa lei a conoscerlo? Perché faccio anche parte di un club in provincia di Cuneo
che ha 200 soci e quindi di riflesso ogni tanto scrivo sul giornalino del club, quindi di riflesso, poi comunque quelli che non vedi sovente poi alla fine impari un attimino a... Non l'ho fatto a caso, ma ho preso, vedi, Cuneo, lei viene quindi da dove? Ma incredibile, sono fortunata, meglio nascere fortunati che ricchi, lo dico sempre. Arrivo da Murello, faccio parte del club Associazione Trattori e Trattoristi, noi non abbiamo 23 anni di storia, bensì ne abbiamo due, quindi siamo neonati rispetto a questo club. Sì. Importante la passione. Certo. Complimenti signora, io per avere una donna così informata sui trattori devo dire che non a caso. Andiamo agli aiutanti, a sentire un po' gli aiutanti, lei è? Venga qua! Angelo. Angelo, com'è aiutare qui a Trattori in Festa? Sta bene. Se sta bene, si torna indietro con le tradizioni? Io sono sempre presente. Ma se fatica? No, non è fatica. No? No, vabbè. Io sono abituato. Abituato, invece lei è? Motori. Ma tu sei sempre aiutante, lei che qual è il suo compito qui a Trattori in Festa? Io diciamo adesso ho guidato il pagliaro. Ah, che vuol dire guidare il pagliaro? Quando lo fanno che andano su dritto per bene, queste cose così. E invece il suo compito qui a Trattori in Festa? Bello, io la moccalatrice. Che sarebbe? Ha buttato le gregne sulla macchina, trebbiatura. Vedi, si scoprono sempre cose nuove. Poi vediamo un altro, altri due aiutanti. Eccolo, questo è anche il terzo classificato? Sì. Ma insomma i trattori, ma lei quando ha imparato a guidarsi i trattori? No, io ero piccolino, adesso sono diventato grande. No, vecchio, grande. È una cosa che l'ho imparata sempre, da gusto a fare le cose. Via. Ma lei ce l'ha il trattore? Sì, ce l'ho due. Ce n'ha due? Ma sono d'epoca? Madonna, uno sì, uno no ancora. Uno, ma quello d'epoca non lo do via. Ecco. Siamo d'epoca noi due. È come noi l'età, eh? Sì. Benedictum est in triduum. Unde multiplicato Deo Christo panem quotidianum. Panem et sole et laudum urban benedicum. Abundantem. Adesso. Thank you.